Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Venerdì 15 maggio si è svolta presso la libreria Belforte di Via Roma 69 la presentazione della raccolta di racconti Livorno Sognata di Valerio Michelucci. Abbiamo ascoltato innanzitutto l'editrice rappresentata da Luigia Scerra. Che si può dire di questo libro? Livorno Sognata è il titolo, 33 racconti e semiseri mezzo veri, quindi già il titolo lascia intendere che si tratta un po' di ironia, di sogno, però anche un tuffo nella realtà livornese. L'autore ci porta, come se ci prendesse per mano e ci porta in una bella passeggiata attraverso Livorno, toccando vari luoghi, un po' vissuti nei suoi sogni, però vissuti anche poi nella realtà di quella che è la sua vita quotidiana. Valerio è uno scrittore, però è anche un artigiano del legno, quindi comunque è un po' un cesellatore anche dei luoghi e dei personaggi che attraversano la Livorno sognata. E questo è anche un modo, diciamo, per rendere reale una Livorno ideale. Certo, è proprio quello l'intento di Livorno sognata, perché ci sono personaggi reali che lui incontra, però ci sono anche personaggi inventati. Per esempio, ti posso dire che nel racconto "E Dalai ce la farai" viene il Dalai Lama a mangiare in barrocciaia in Borgo dei Cappuccini, quindi è una cosa un po' surreale. Ed abbiamo ascoltato poi lo stesso Valerio Michelucci. Senti, lo possiamo definire questo volume finale omnicomprensivo? Sì, se è omnicomprensivo, anche se ti dico la verità, a me se mi dicessero vai, io continuo, perché comunque questo tema qui di mettere insieme la storia di Livorno più o meno inventate, personaggi inventati, parlare della città, penso che sia un tema infinito, quindi potrei andare avanti all'infinito. Non lo faccio perché c'ho una dignità anch'io. Per curiosità, perché c'è una lumaca a copertina? C'è una lumaca a copertina perché praticamente uno dei racconti si chiama Pippi, Pasquale Poccianti, appunto, è una storia ambientata al Cisternone, la storia proprio si dipana da una disavventura notturna, sono io che schiaccio una lumaca. Schiaccio questa lumaca, la lumaca mi sussurra qualcosa e da lì incomincio a raccontare una storia. Quando nell'edizione prima di Livorno Sognata, che era Ti picchio lunedì, chiedemmo a 15 illustratori di illustrare appunto la storia, Francesco Ripoli ebbe l'intuizione di fare questo meraviglioso disegno che ora infatti abbiamo proposto per la copertina. Questa è, diciamo, un modo per far diventare reale una Livorno ideale o no? È un modo per far diventare ideale una Livorno reale. Mi piace alla fine, no? La scrittura è anche questo, no? È farsi una copertina su misura, e secondo me, per quanto mi riguarda, con Livorno Sognata mi sono fatto la mia copertina su misura, cioè la mia città me la amo e me la odio così. Magari ci sarebbe voluta allora una costola in legno. Sì, ci va, la prossima si fa la costolina in legno. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.